Provati anche oggi in versione da chef, come potete vedere, anzi da cuoco, non esageriamo, per presentarvi un prodotto molto innovativo, il Lotus Grill, che è un barbecue portatile senza fumo. Queste le tre parole che lo definiscono. Vediamolo nei particolari. Allora, prima di tutto, comoda sacca da asporto. Apriamo la nostra confezione, tiriamo fuori il barbecue. Il modo per caricarlo è semplicissimo, basta aprirli ai lati in questo modo, si toglie la griglia. Questo è il contenitore portacarbonelle, quindi qui all'interno vanno le carbonelle. Nella parte inferiore, che è questa, viene messo il gel che servirà per l'accensione. Vediamo come. Mentre metto il gel, vi dico che praticamente il barbecue è dotato di quattro pile stilo che vanno nella parte inferiore, che servono per alimentare dal basso con dell'aria, praticamente con una ventolina, le nostre carbonelle. Quindi sostituiranno tutto quello che di solito facciamo con paletta, cartoni e quant'altro per soffiare. Abbiamo messo il gel e nel frattempo riempito il nostro contenitore portacarbonelle. In questo modo. Bisogna riempirlo bene in maniera da evitare che rimangano troppi vuoti. Voilà. Vi consiglio sempre di usare carbonelle. Non è indispensabile utilizzare quelle del Lotus, però devono essere carbonelle perché il nostro contenitore è piuttosto piccolo, quindi i tagli più grandi non vanno bene. Allora, proseguiamo nell'accensione. Vi anticipo che durerà 7 minuti l'intera procedura di accensione dal momento in cui abbiamo acceso, poi abbiamo messo in funzione la ventolina, qui nella parte inferiore, e messo all'interno il nostro portacarbonelle, in questo modo. Vi voglio far notare che siamo all'interno del nostro negozio, quindi rispondo subito alla prima domanda che mi viene posta. Può essere usato dentro casa? Assolutamente sì. Siamo qui all'interno del nostro negozio, a un orario diciamo anche abbastanza diciamo inconsueto, dove ci sono anche delle persone all'interno, potete vedere. E quindi rispondo a quella domanda che molti si pongono, che è: possiamo utilizzare il barbecue all'interno di casa? Assolutamente, ripeto, sì. Fra 7 minuti il nostro barbecue sarà pronto e prima di continuare mettiamo la nostra griglia in posizione, in questo modo. Per quale motivo questo barbecue non produce fumo? Il segreto è questo disco. Il disco copre perfettamente le carbonelle che sono posizionate sotto, per cui nel momento in cui stiamo cucinando, quindi facendo una cottura di carne, come vedete qui, piuttosto che di qualsiasi altra tipologia di alimento, i grassi che vengono bruciati, quindi che si caramellizzano, cadono ai lati nella vaschetta sottostante che può essere lavata perfettamente in lavastoviglie insieme alla griglia perché è in acciaio inox. Il barbecue, un'altra informazione che vi do prima di cominciare a cucinare, è utilizzabile anche in questo modo, cioè potete spostarlo da un luogo all'altro senza porvi il problema di scottarvi perché le pareti sono isolate all'esterno, quindi non avete il pericolo che anche accidentalmente dei bambini possano scottarsi. Un'altra cosa fondamentale, il fatto che lo utilizziamo all'interno e il fatto che produca poco fumo è fondamentale soprattutto per chi è in condominio. Se sei in condominio, ricordati che puoi utilizzarlo perfettamente, cioè puoi utilizzarlo senza che il vicino possa dire qualcosa. Anzi, magari lo inviti a pranzo e viene con te a sperimentare il tuo bel barbecue. 2 secondi e cominceremo la cottura della carne. Allora, ci siamo. Come vedete, le nostre carbonelle sono perfettamente accese e siamo pronti per cominciare la cottura. La ventolina sta facendo il suo compito, quindi di dare aria alle carbonelle senza prendere paletta, cartoni, quindi nel modo più semplice e pratico possibile. Rimettiamo la griglia nella parte superiore, all'interno del negozio. Sentite sfrigolare e cominciamo ad arrostire. Il barbecue può essere utilizzato su tutta la sua superficie, questa è la misura piccola.
non ci sono limiti, nel senso che il centro, le parti laterali possono essere indistintamente utilizzate per cuocere. La cottura è tra le più sane in assoluto, perché è una cottura da barbecue, però senza che i grassi si vadano a bruciare sulle carbonelle e quindi venga fuori quel fumo che è poi la parte più nociva, la parte più dannosa del normale barbecue o della normale carbonella, perché lì praticamente i grassi vengono bruciati e ovviamente andiamo a mangiarli. Quindi la cottura è da barbecue, ma senza i problemi del barbecue. Questa è la cosa importante. Allora, la cosa più importante che devi considerare è che il fumo che stai vedendo è il fumo della caramellizzazione degli zuccheri. Siamo pronti a girare la nostra fetta di carne, che è perfettamente cotta, come potrai vedere, e rimaniamo sempre qui all'interno del negozio con un fumo, con questo fumo che ha questa caratteristica particolare. E ho l'odore della carne che si brucia, della carne che si cuoce, e quindi è semplicemente un fumo che va via in pochissimi secondi ed è quello di cottura. Se vuoi eliminare anche questo, non è l'oggetto che fa per te, altrimenti se vuoi una cottura sana, eccezionale, il barbecue, il Lotus Grill è perfetto. 5 minuti da quando abbiamo iniziato le nostre operazioni, la carne è pronta e quindi tutti insieme diciamo buon appetito e la mangiamo. Alla prossima, ciao!